non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù si mise a rimproverare la città nella quale era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù parla della conversione, dell'aiuto reciproco necessario tra gli uomini perché siano degni di essere chiamati e di essere realmente figli di Dio, figli dello stesso Padre. Oggi celebriamo la festa di San Camillo dell'Ellis, un santo che fece tremare sua madre prima ancora che nascesse, perché lei sognò il figlio che camminava con una croce rossa sul petto, con una veste bianca, da carcerato, e la mamma pensò: povera me, devo dare alla luce un bambino che poi diventerà un detenuto per delinquenza. Pregava, piangeva, sperando che il Signore invece le desse la grazia di mettere al mondo un bambino che avrebbe fatto del bene, e fu esaudita. Prima ancora che desse alla luce il figlio, soffriva d'oglie e non riusciva a partorire. Allora un mendicante, un vecchietto, è passato e ha detto: se vuoi partorire tuo figlio tranquillamente, scendi nella stalla, perché la sua vocazione sarà come quella di Gesù: fare il bene a tutti. E così infatti avvenne. Poi le vicende di famiglia, le vicende storiche lo portarono a diventare un soldato, un guerriero con l'esercito di Ventura, quindi su e giù per l'Italia, combatteva per guadagnare un soldo, cioè si chiamano soldati, e poter tirare avanti la vita. E questo pure perché suo padre era un capitano di Ventura, direi ha seguito la scelta di suo padre, però non era mai contento, mai soddisfatto. A un certo punto incomincia anche ad ammalarsi e dovette lasciare la vita militare. Di qua e di là spendeva il tempo nel gioco,
non aveva un ideale, non aveva un domani. Quando finalmente il Signore gli fece sentire forte il desiderio di lasciare il mondo e provò a entrare in convento. Si trovava giù nel convento di Manfredonia perché aveva chiesto ai frati di poter lavorare per guadagnare qualcosa e i frati l'hanno preso. Poi, siccome serviva del vino in convento, gli dissero: prendi il carretto e vai a San Giovanni Rotondo, era la festa della Candelora, e gli dissero: e riporta un po' di vino. E lui fece questo. Lì trovò un frate molto carismatico, un uomo santo di preghiera. Vide questo giovane così gigante, così forte, senza una meta, praticamente senza una scelta di vita, e gli disse: perché non ti confessi e incominci veramente a servire Dio e a fare del bene? E lui si confessò con tanta compunzione, con tanto dolore, verso lacrime. Ascoltò la messa la mattina presto, fece la comunione e ripartì. Mentre attraversava lì la zona del Gargano, si scatena un vento furibondo, non riusciva più a reggere l'asino e le botti sul carretto, insomma dovette fare un tale sforzo e capì che era il demonio adirato contro di lui, perché adesso era diventato un uomo religioso, un uomo pio, timorato del Signore. Comunque con grande sforzo riuscì ad attraversare anche quella zona e a riportare asino, carretto e botti in convento. Piano piano incomincia una vita di preghiera, una vita di penitenza, la vocazione religiosa, prova a entrare nel noviziato, ma ogni volta, ben tre volte ci prova ed è costretto poi ad abbandonare perché gli si apre una ferita intorno alla caviglia. Una ferita così tenace, ostinata, sembra che sia niente e invece si riapre ogni volta, finché è costretto ad andare a Roma e lì incomincia ad essere nello stesso tempo malato e assistente dei malati. Era commosso dalla moltitudine di questi infermi colpiti anche dalla peste. A quel tempo era facile la peste, e vedeva che questi malati venivano trattati come animali. Spesso, pensate, quando vedevano che ormai stava per andarsene, lo caricavano sul carretto, poi lo mettevano sulla barchetta e via nel Tevere l'affogavano. Quindi, ancora vivi, praticamente li buttavano come morti. Quante volte lui stesso è stato costretto a raccoglierli, prima ancora che fossero buttati nel fiume, e riportarsi sulle spalle, riportarli in ospedale e dedicarsi alla loro cura. E questo fatto, tra l'altro, ormai la direzione aveva affidato a lui l'amministrazione perché hanno visto che era un uomo onesto, mentre l'amministratore di prima faceva la cresta a tutto, e allora si sono messi contro di lui, lo hanno esasperato, lo hanno scoraggiato, e allora lui è andato in chiesa, in cappella, a pregare davanti al crocifisso. Ha detto: Signore, io lascio questo luogo, mi dispiace, non ce la faccio più. E allora Gesù ha detto: io avevo chiamato a te per aiutare nella carità tutti questi infermi.
ma adesso se tu te ne vai, tocca a me ricominciare da capo, ad aiutare, a curare, ad assistere e a guarire. Allora San Camillo è rimasto, ma ancora più nello spirito evangelico di umiltà, di pazienza, esercitava questa carità ed è diventato il santo degli infermi, perché piano piano persone buone, sane, forti lo hanno affiancato, si sono messi insieme a lui, quindi è venuto fuori l'ordine degli infermi. Questi uomini si dedicano ancora oggi proprio all'esercizio della carità cristiana con gli infermi, l'ordine degli infermi. Ma non è tutta inferma l'umanità? I peccati che cosa sono? Sono tutte ferite, ferite che possono anche uccidere se si tratta di vizi, di peccati gravi, di abbandono della fede, di ignoranza di Dio o di vita fatta di bestemmie, di furti, di assassini. L'umanità purtroppo è così, sembra a volte che siano animali dentro una gabbia, non riescono a trovare questa luce santa del Vangelo e la forza necessaria, ma che è grazia, viene da Dio, per santificare se stessi e fare del bene proprio con carità ai fratelli. L'abbiamo chiesto all'inizio della messa: riempici di carità per i nostri fratelli, perché possiamo meritare il tuo perdono e la salvezza. Noi invochiamo San Camillo, lui che tanto ha lavorato, tanto è stato umiliato e ha sofferto, però non ha cambiato strada, ha perseverato, come dice Gesù nel Vangelo: chi persevererà sarà salvo, e aggiungiamoci oggi sarà santo. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. San Camillo dell'Ellis, in dolce attesa, prega la tua mamma, confida nell'aiuto del Signore. A lui ha chiesto un bimbo delizioso. Il grande desiderio è un figlio santo. In sogno lei ti vede in una schiera in bianca veste e croce rossa al petto. Ahimè, darò alla luce un delinquente, così vestiti vanno i galeotti. Era scaduto il tempo e non nascevi. Si teme un arrivo sventurato o che tu muoia in seno alla tua mamma. Sull'uscio appare un vecchio mendicante. Per cortesia, fratelli, riferite. Il bimbo nella stalla nascerà. Dovrà portare al mondo Gesù Cristo. Avrà la croce in petto per bandiera. Appena fu portata nella stalla, il bimbo venne al mondo sano e salvo. Fu battezzato e fatta tanta festa, il nome di Camillo gli fu dato. È bravo, intelligente e generoso, tra i suoi compagni è il più desiderato. Giammai trascende in modi e in allegria, a tutti dà l'esempio di bontà. Decide d'arruolarsi nell'esercito, soldato di ventura senza meta, la spada per il pane e non la guerra, che aduna gente solo per uccidere. Da un padrone all'altro l'avventura. La piaga al piede sempre più s'aggrava, non serve più la spada. A Manfredonia si ferma per servigi ai cappuccini. La gente lo dirà gigante buono, e mite e pronto a dare aiuto a tutti.
fu inviato a San Giovanni col carretto per riportare il vino a Manfredonia. È il 2 febbraio, festa di Maria. Un padre lo esorta a confessarsi. Camillo è già pentito dei peccati, decide. Si fa frate cappuccino. Ci proverà più volte e sempre invano. In cerca d'ospedale giunge a Roma. È tanta la speranza di guarire. Guarito, trova lì la sua missione. A te, Camillo, affido questi infermi e tanti altri sparsi per il mondo. Insieme a quei fratelli che verranno, portate a tutti aiuto nel mio nome. Canto numero